Maddaleno celebra i suoi patroni, così abbiamo intitolato la locandina o il Deplian che abbiamo preparato per mettere davanti alla popolazione di Leno il programma delle feste patronali. E abbiamo collaborato per comporre questo programma con l'amministrazione comunale di Leno e col dominato leonense. E così è emerso un programma intenso attraverso il quale il desiderio era quello, e penso che in parte poi sia riuscito, di dare senso profondo alle feste patronali, che per noi vedono certamente in primo piano gli apostoli Pietro e Paolo, ma ad essi seguono immediatamente i santi Vitale e Marziale, di cui noi abbiamo le reliquie nella chiesa parrocchiale, e poi San Benedetto, che in questa nostra parrocchia, in questo territorio, ha lasciato senz'altro un'impronta non indifferente attraverso i suoi figli, i monaci benedettini, che qui hanno insegnato a coltivare la terra, a cercare di renderla fertile, a bonificarla, e hanno insegnato anche e soprattutto a pregare, insieme anche a studiare. Spesse volte i benedettini ci contestano che noi ricordiamo solo i due verbi ora et labora, ma in realtà ne manca uno, et lege, cioè studia, approfondisci la tua fede, medita in modo che questa fede si radichi. Ecco, dai santi patroni Pietro e Paolo, che si celebrano il 29 di giugno, fino al San Benedetto l'11 di luglio, abbiamo cercato di stendere un programma che ci aiutasse sia spiritualmente e quindi liturgicamente, sia culturalmente e anche in senso ricreativo e di incontro fraterno, di sentirci più comunità cristiana, di creare ancor meglio questa fraternità che ci deve unire in quanto cristiani della stessa parrocchia. E allora abbiamo aperto queste feste attraverso una contemplazione del cielo, grazie al dominato leonense che ci ha portati alla chiesetta dei Santi Nazaro e Celso. Abbiamo poi insieme ascoltato la buona novella a cura di Banda Favere e poi anche dell'orchestra di Gambara e altre personalità, attori che ci hanno aiutato a riflettere sul tema evangelico della figura di Maria in modo particolare. La domenica 26 giugno poi abbiamo celebrato, meglio insieme fatto, la giornata parrocchiale, comunitaria, all'abbazia di Maguzzano, e lì un gruppetto nutrito di una sessantina di persone ha cercato di al mattino pregare, meditare sulla parola di Dio, riacquistando un po' il tema della missionarietà della comunità cristiana, della Chiesa in generale, e nel pomeriggio ha cercato di approfondire a livello di gruppi la proposta di un progetto parrocchiale sul tema missionario, perché a questo ci chiamerà il Vescovo nel prossimo anno pastorale. Il 28 di giugno poi abbiamo insieme cercato di recuperare queste figure dei nostri patroni Pietro e Paolo attraverso Matteo Locatelli, che è un cristiano che attraverso le sue capacità, avendo egli studiato il tema della comunicazione, ma anche e soprattutto il tema della capacità riflessiva dell'uomo, studiando un po' i modi attraverso cui l'uomo comunica e come il suo cervello dà impulsi, attraverso di lui abbiamo meditato sulle due figure dei santi Pietro e Paolo, cercando di approfondirne non solo la conoscenza intellettiva, ma soprattutto la conoscenza spirituale. Dopodiché abbiamo insieme celebrato la solennità, il 29,
e alla sera del 29 abbiamo condiviso, diciamo così, questa celebrazione insieme anche con le autorità civili, e poi fraternamente ci siamo scambiati quattro chiacchiere intorno a un panino, a un bicchiere, perché la famiglia fa anche questo, si trova intorno alla tavola per fraternizzare. Abbiamo continuato poi saltando una cosa che era in programma a causa dei quarti di finale del campionato europeo di calcio, e quindi dovevamo avere uno spettacolo il sabato sera, ma non ce l'abbiamo fatta per questo motivo. La domenica 3 luglio in oratorio si è espletato il programma della cena con delitto, anche lì un momento per stare insieme, e il programma ha continuato fino al 10 luglio, quando abbiamo celebrato solennemente i santi Vitale e Marziale. La sera ha presieduto la celebrazione padre Paolo Archiati, che è un nostro concittadino, un padre oblato di Maria Immacolata, e abbiamo poi concluso questo itinerario liturgico, spirituale, culturale, ricreativo l'11 luglio con una processione che è partita dalla Cappella della Madonna della Fraternità, Madre della Fraternità, nel quartiere San Benedetto, portando il quadro di San Benedetto fino alla Villa Badia, dove si è celebrata l'Eucaristia presieduta dal priore dell'Abbazia di Chiaravalle di Milano. Questi sono benedettini cistercensi. Dopo la breve omelia che ha fatto durante la messa, ci ha intrattenuto, terminata la messa, sul tema della misericordia nella regola di San Benedetto, e ci ha dato degli spunti davvero non indifferenti su questa tematica. E penso che questo itinerario, che ha coinvolto certamente non tutta la comunità, alcuni perché erano via, alcuni perché erano impegnati per altre cose, sia stato comunque un'occasione molto bella per sentirci comunità, sentirci famiglia, e per recuperare quella, vorrei dire, patronalità dei santi Pietro e Paolo in particolare, che diventa la certezza di sentirci mai soli nel nostro itinerario di fede verso il Signore, e soprattutto la certezza di avere la nostra fede ben fondata, perché gli apostoli Pietro e Paolo, e poi tutti gli altri apostoli, sono coloro su cui noi fondiamo la certezza della testimonianza di fede. Infatti noi viviamo della testimonianza che loro ci hanno tramandato di Gesù Cristo nella sua vita terrena, nella sua morte e nella sua risurrezione. E credo che questo, recuperato giorno dopo giorno, ci aiuti a vivere con più intensità la nostra fede cristiana nella quotidianità, perché ciò che importa è sapere che gli apostoli Pietro e Paolo non hanno voluto fare cose straordinarie, ma nella loro ordinarietà hanno testimoniato il Vangelo di Gesù Cristo, e poi a loro che erano santi sono venuti fuori anche dei miracoli, quindi qualche cosa di straordinario. Noi non ce la facciamo a fare questo, almeno io non ho ancora imparato a far miracoli, qualcun altro può darsi di sì, ma il Signore non ci chiede questo. Il Signore ci chiede di vivere nella nostra ordinarietà la nostra fede, nella gioia e nella testimonianza gioiosa verso gli altri, e questo credo che ci aiuta a recuperare poi la forza e la vitalità per andare avanti un anno intero. Ecco, terminato questo, diciamo, riassunto, perché alla fine è un riassunto di ciò che abbiamo fatto, desidero augurare a tutti una buona estate, e per chi potrà permetterselo anche buone vacanze, buone ferie al lago, in montagna, al mare, al nord o al sud, non importa. E mi auguro però che in queste vacanze abbiate davvero la possibilità anche di darvi più tempo per stare anche con il Signore, perché vi accorgerete che la vacanza vera è riposare sul cuore di Gesù. Un bambino ieri a messa, quando ho detto cosa faceva Maria quando Gesù è andato a casa di Marta e Maria, e Marta si lamentava
perché Maria era lì, dice si sollazzava, si rilassava. È giusto, quando si è ai piedi di Gesù e si ascolta la sua parola, davvero ci si rilassa, ci si rasserena, si diventa più forti. Ecco, vi auguro che la vostra vacanza sia davvero un rilassarsi sul cuore di Gesù e ritrovare così fiducia, speranza e forza per un cammino sempre migliore.